Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su Teletruria. In apertura di questa nostra edizione andiamo in Val d'Arno e ci occupiamo del caso Fimer perché si sono riaperti questa mattina i cancelli dell'azienda di Terranuova Bracciolini. Riparte il lavoro dopo oltre un mese di occupazione dello stabilimento fra timori e incertezze. Sono rientrati al lavoro oggi 3 luglio i 280 dipendenti della Fimer di Terranuova Bracciolini dopo oltre un mese dall'occupazione dello stabilimento. La decisione è stata presa durante l'ultima assemblea, nonostante non ci siano certezze sui tempi dei pagamenti degli stipendi di giugno relativi a maggio. L'azienda ha assicurato che verranno corrisposti regolarmente, ma poiché siamo nella fase di concordato, dovranno essere i giudici del Tribunale di Milano a decidere lo sblocco. Insomma, la produzione riprende, ma fra mille preoccupazioni ed incertezze da parte dei sindacati non ci sono per adesso commenti o prese di posizione. Una sorta di settimana sabbatica, ci hanno detto. Il termine concesso per la definizione del concordato preventivo scade il 21 di agosto, ma entro il 10 luglio il CDA è tenuto a presentare una prima relazione e sarà verificato se entro quella data saranno stati pagati gli stipendi promessi. Qualunque decisione, quindi, è rimandata a lunedì prossimo. E la cronaca ci mantiene in Val d'Arno perché è stabile il tredicenne caduto dal ponte, ma è giallo sull'esatta ubicazione, appunto, della struttura. È giallo sull'esatta ubicazione del ponte di Annibale in Val d'Arno, lo stesso da dove è caduto sabato scorso il 13enne attualmente ricoverato in rianimazione per trauma cranico all'ospedale Meyer di Firenze. La struttura, che è stata messa sotto sequestro dalla procura di Arezzo, potrebbe infatti non ricadere in pieno nel territorio comunale di Castelfranco Pian di Sco, ma riguardare il comune fiorentino di Reggello, il che potrebbe cambiare l'iter investigativo. Sono in corso indagini accurate in questo senso. L'incidente è avvenuto mentre il ragazzo stava partecipando ad un campo estivo organizzato da una parrocchia del Val d'Arno fiorentino. Probabilmente si è appoggiato alla balaustra del ponte che ha ceduto ed è caduto nel vuoto, finendo sul resco dopo un volo di 5 metri. La pagina della cronaca giudiziaria, adesso il termine scadeva il 13 luglio, ma la Procura di Arezzo ha già preparato gli atti per il ricorso in appello. Il caso è quello relativo all'inchiesta Coingas che lo scorso 28 febbraio ha visto l'assoluzione dell'accusa più importante, quella di abuso d'ufficio, sia il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli sia il presidente di Estra Francesco Macrì. Entro la stessa data sarà presentato il ricorso degli avvocati del sindaco Ghinelli per la condanna a 3 mesi per favoreggiamento. Voltiamo pagina, adesso ci occupiamo di Estra perché domani si terrà ad Arezzo il primo consiglio di amministrazione. Il 20 giugno l'Assemblea dei soci Estra ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione che, appena insediato, ha provveduto, come noto, alle nomine, tra le quali quella di Francesco Macrì a presidente esecutivo. Per giovedì è stata convocata la prima riunione ordinaria che si svolgerà ad Arezzo. È una decisione, commenta Francesco Macrì, che vuole evidenziare la piena considerazione di tutte le aree territoriali che oggi rappresentano Estra. Un equilibrio fondamentale per un'impresa come la nostra, che ha fatto del radicamento territoriale non solo un'aspirazione generale, ma anche il criterio per la gestione e la governance. In questo senso, prosegue Macrì, Arezzo si conferma un tassello fondamentale nelle strategie di Estra. Giovedì dunque la prima riunione del CDA di Estra ad Arezzo e non domani. Cambiamo argomento, Bernardo Mennini è il nuovo presidente di LFI, il neopresidente illustra i programmi e gli obiettivi del suo mandato. La staffetta al vertice della LFI si è dunque concretizzata. Dopo 8 anni ha salutato Maurizio Seri, che passa in ambito regionale nella società di servizi, mentre al suo posto c'è Bernardo Bennini, già amministratore di ATAM. Al neo presidente abbiamo chiesto a grandi linee quali sono i suoi programmi e obiettivi. Gli obiettivi sono tanti: rafforzare LFI nel settore dell'utenza, soprattutto grazie a TFT, e in parte cercare di entrare da subito nel dibattito che c'è oggi, non tanto per scegliere dove, ma più che altro per essere di supporto a quella che auspichiamo diventi, nella provincia di Arezzo o dove verrà indicato, la stazione di Media Etruria. Quindi il punto centrale è la strategicità di LFI.
Maurizio Serisi conclude un mandato durato 9 anni alla guida della LFI. Quale LFI lascia? Ma lascio una società assolutamente solida dal punto di vista dei servizi, dal punto di vista patrimoniale, una società che in questi 9 anni ha complessivamente investito 55 milioni sia per quanto riguarda l'infrastruttura sia per il rinnovo dei treni. Tutti i nostri treni ormai sono di nuova generazione e questo è il miglior lascito che lasciamo a chi viene a guidare questa società, che davvero si troverà davanti una società assolutamente impostata per traguardare le sfide del futuro. Presidente, l'esperienza alla guida dell'ATAM le è comunque di utilità per questa nuova ulteriore esperienza? Sicuramente la guida di ATAM è stata per me una grande scuola, e anche perché soprattutto la percezione del servizio all'utenza. Su LFI in particolar modo i nostri interlocutori saranno i sindaci e gli utenti. Nel prossimo servizio vi raccontiamo una giornata di festa con tanto di fuochi artificiali, nella quale i tanti amici di Don Alvaro Bardelli gli hanno tributato un grande omaggio per i suoi 50 anni di sacerdozio. Un amore ricambiato, quello tra Arezzo e Don Alvaro Bardelli, che ha celebrato in cattedrale i suoi 50 anni di sacerdozio davanti a migliaia di persone che lo hanno salutato, lo hanno applaudito al termine di una celebrazione davvero emozionante e anche seguitissima grazie alla nostra diretta. Don Alvaro ha voluto salutare anche i telespettatori di Teletrulli. Grazie veramente, questa manifestazione d'affetto fa tanto piacere, come è stata Cortona 2 domeniche fa, anche diciamo Arezzo ha corrisposto e mi fa tanto tanto piacere. E allora approfitto per dire grazie alla vostra emittente, perché con voi e anche con Tele San Domenico abbiamo vissuto durante il Covid un'esperienza straordinaria. E per me è stato il momento, diciamo, più importante del mio sacerdozio, perché avere soltanto la vostra rete, 150.000 contatti, che vuol dire 300-400.000 persone a cui ho parlato per 3 mesi, non credo che a pochi sacerdoti tocchi questa grazia. Un servizio veramente grande, grande. Fate un po' di bene anche voi, via. E poi, come lui stesso ha spiegato, l'appuntamento per tutti al campino del seminario per una merenda che anche, come sentiamo dalle sue parole, un risvolto storico. Un grande santo, Escrivá de Balaguer, fondatore dell'Opus Dei, nel suo diario ci ha scritto: ci siamo fermati a Trezzi e abbiamo fatto merenda. Allora, adesso a fare merenda giù al campino tutti insieme. Grazie. Cambiamo adesso argomento. Aperta la lotta per il controllo delle generali, in prima fila la D di Luxottica, il Tifernate Francesco Milleri. Chi lo conosce sa bene che fin da quando frequentava la facoltà di legge a Firenze aveva questo obiettivo, che non era quello di fare l'avvocato. I titoli dei grandi giornali di oggi sono significativi e puntano l'attenzione sul cosiddetto assalto alle generali, la più importante compagnia assicurativa d'Italia, forte di un portafoglio di 500 miliardi in gestione. Il Ministero ha autorizzato la finanziaria della Del Vecchio a salire oltre il 10% delle quote attuali. Alla guida di questo progetto c'è il Tifernate Francesco Milleri, il manager dagli occhi di ghiaccio che nella sua città di Castello ha investito forte sulle terme di Fontecchio. Milleri è pronto a guidare l'assalto al fortino impenetrabile della finanza italiana. La compagnia del Leone è il tesoro di Mediobanca e Milleri non fa altro che rendere operativo un progetto che il suo principale sponsor, ovvero il compianto Leonardo Del Vecchio di Luxottica, aveva. Serve un'alleanza e questa è stata fatta nel 2021 con Gaetano Caltagirone. In generale Milleri può giocare la partita con una base del 9,77%, mentre in Mediobanca le quote di Luxottica sono leggermente inferiori al 20%. La sfida conta sull'appoggio dell'azionariato diffuso e l'amministratore delegato dell'azienda friulana che produce gli occhiali più famosi del mondo conta di avere la lente giusta per vincere la sua partita.
Ancora una donazione dei Rotary Club alla ASL, la consegna stamani nella sede della centrale del 118. Si tratta di strumenti particolarmente utili in caso di soccorso in emergenza. Un rapporto che si consolida quello tra il Rotary e la ASL, che già in passato ha visto i club donare strumenti sanitari. Questa volta si tratta di questi ampollari. Qual è la loro utilità e il loro modo di impiego? Io sono contento di ricevere questa donazione di questi ampollari di sicurezza. In termini tecnici significa che comunque, anche se cadono in terra, le fiale si mantengono. E per cui in emergenza gli incidenti possono capitare, può capitare che cada l'ampollare, ma questi non si rompono. Per cui il farmaco resta il farmaco salvavita, e questo è un grandissimo servizio che facciamo ai cittadini. Rotary Arezzo Est, che rappresento, hanno dato un piccolo contributo, che poi una goccia nel mare, al dottor Mandò e al servizio di emergenza. È un'apparecchiatura molto utile per nei momenti concitati in cui viene fatto il soccorso ai cittadini e ai eventuali pazienti. Il nostro service va nella direzione di aiutare e contribuire, diciamo, allo svolgimento di questa delicatissima funzione, che è quella di intervento di emergenza, e quindi di qui il nostro pensiero e la nostra attività sempre legata al territorio. La cronaca ci porta adesso a Poggibonsi, dove i carabinieri hanno denunciato due uomini che detenevano in casa stupefacenti, materiale per il confezionamento delle stesse, una serra artigianale per la produzione di piante di marijuana. Perquisizioni domiciliari sono state fatte anche con i cinofili a Fogliano della Chiana e Monteroni d'Arbia. L'accusa per loro è di detenzione ai fini di spaccio. L'attività si è conclusa con il sequestro complessivo di circa 18 grammi di cocaina, 20 grammi di hashish, 70 di marijuana, 5 piante di cannabis indica, circa 500 grammi di infiorescenze, 2 bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Adesso invece vi portiamo in Val di Chiana per raccontarvi del grande successo al Signorelli di Cortona per il concerto di Noa. La celebre cantante israeliana ha aperto la 20ª edizione del Festival di Musica Sacra. È stata la protagonista della prima serata del Festival di Musica Sacra a Cortona, giunto alla sua 20ª edizione. Noa, la cui voce ha fatto il giro del mondo, è salita sul palco del Teatro Signorelli, un concerto che di fatto ha ripercorso i 30 anni di carriera internazionale della cantante israeliana. Noa ha saputo emozionare il pubblico presente in un teatro esaurito insieme a Gil Dor alla chitarra, Omri Abramov al sassofono e strumenti a fiato elettronici e Gadi Seri alle percussioni. Il repertorio proposto ha voluto significare un viaggio tra passato e presente, dagli ultimi album agli indimenticabili successi della sua carriera, dalla colonna sonora del premio Oscar di La vita è bella al disco Noa, prodotto da Pat Metheny nel 1994. Anche a Cortona Noa ha saputo esibirsi con una voce che diffonde gioia ed entusiasmo. Cortona l'ha seguita con grande partecipazione, vivendo con emozione le sue note, la sua voce, in grado di regalare un'atmosfera sempre suggestiva. Questa sera appunto abbiamo il grande piacere di festeggiare questo 20° anniversario con una cantante straordinaria che è Noa, che è praticamente può essere considerata l'ambasciatrice del dialogo fra le religioni e del dialogo per la pace. Il messaggio del Festival di Musica Sacra non è mai stato un messaggio fine a se stesso, è un messaggio che vuole portare l'evangelizzazione, cioè la dimensione della pace, in un modo diverso da quello che normalmente viene fatto attraverso la musica. E quindi c'è questa valorizzazione della musica e questa valorizzazione del territorio. Da Cortona a Tegoleto, dove torna il cinema sotto le stelle. Quella di quest'anno è la 6ª edizione, 3 serate di mercoledì nel mese di luglio. Le proiezioni sono in programma in Piazza della Chiesa con inizio alle 21:30. La potremmo definire l'estate di Tegoleto. Ancora una volta la frazione del Comune Civitella offre un qualcosa di interessante.
Sì, l'appuntamento di Tegoleto con il cinema sotto le stelle è un appuntamento centrale del cartellone estivo che il Comune di Civitella propone in collaborazione con le tante associazioni del territorio, in particolar modo l'associazione CNT è un'associazione che propone appunto nel mese di luglio, quindi nel cuore dell'estate, tre appuntamenti di cinema. Il cinema è sicuramente uno strumento potente, artistico, per narrare le storie di vita e anche la scelta di questi tre film, poi ce ne scriverà Alessandro, sicuramente è una scelta azzeccata perché richiama ai valori del talento, ai valori della capacità di credere in un progetto, in un sogno, e in tutti e tre i film c'è appunto questo richiamo a crederci sempre per realizzare i propri sogni. E allora, tre appuntamenti sotto le stelle, è già l'occasione è buona per salutare l'estate. Esatto, sesta edizione di Cinema Sotto le Stelle, quest'anno il sottotitolo è Di Commedia in Commedia, siamo, come dicevo, la sesta edizione in Piazza della Chiesa a Tegoleto e il titolo sono Il ritratto del Duca, Crudelia e Cyrano Mon Amour. Vi aspettiamo in piazza dalle 21:30. Vogliamo ricordare le date allora? Mercoledì 5 luglio, mercoledì 12 luglio, mercoledì 19 luglio. E rimaniamo sempre in tema di appuntamenti, sempre per il mese di luglio, come di consueto il primo mercoledì del mese di luglio il comune di Subbiano apre il festival musicale Valenzano Symphony e quest'anno, giunto alla 27esima edizione, al castello di Valenzano ospita i giovani artisti di Broadway. Valenzano Symphony comincia la programmazione per questa estate 2023. Come si caratterizza il festival che ormai ha passato più di 20 anni e quindi ha un bel compleanno da fare? Esattamente, siamo alla 27esima edizione. Quest'anno il Festival di Valenzano Symphony è un appuntamento ormai canonico per quanto riguarda l'estate di Subbiano. È una manifestazione che ha rilievo effettivamente a livello anche al di fuori dei nostri confini. Non fosse altro che ha ottenuto anche quest'anno il patrocinio della provincia di Arezzo e della Regione Toscana. È una manifestazione in cui la musica chiaramente la fa da padrona, ma la fa su tutti i suoi aspetti più completi. L'amministrazione comunale di Subbiano ha sempre una particolare attenzione anche verso i giovani. Il connubio tra giovani e Festival di Valenzano si rinnova anche quest'anno, si rinnova in particolar modo nella prima serata organizzata al Castello di Valenzano, mercoledì 5 luglio, quando un gruppo di allievi dell'Accademia di Broadway si esibirà presentando un repertorio chiaramente legato ai musical americani. Sarà un'esperienza, crediamo, coinvolgente perché avrà questo taglio internazionale, un'esperienza interessante. Interessante quella di vedere per la prima volta a Subbiano un gran numero di ragazzi giovani che portano le esperienze fatte nella scuola che frequentano negli Stati Uniti qua da noi. Per quanto riguarda sempre il programma del Festival di Valenzano, ci saranno anche musiche fatte dall'Orchestra Instabile di Arezzo, da Oida di Arezzo, quindi con musiche legate a colonne sonore di film. L'evento conclusivo è un quartetto e ci propone comunque una musica classica, comunque con delle innovazioni anche di contaminazioni per quanto riguarda anche generi musicali più moderni. Adesso andiamo invece a Città di Castello, dove avvocati e magistrati sono stati a confronto all'interno di un convegno dal titolo Donne, Disabilità e Pari Opportunità, promosso dall'Associazione Avvocati Matrimonialisti, che si è svolto in biblioteca. Vediamo. L'Associazione Matrimonialisti Italiani, di cui sono presidente per la sezione Umbra e il suo direttivo, ha organizzato questo intervento, diciamo abbastanza importante, intervento nel campo delle donne, della disabilità e delle pari opportunità, per focalizzare l'attenzione su un tema che troppo spesso viene dimenticato, che invece dovrebbe essere oggetto di dibattiti, non dico quotidiani, ma molto più frequenti. Abbiamo parlato soprattutto di quella che è la tutela penale, che è già presente nella normativa statale, come ci ha ricordato la nostra relatrice dottoressa Sonia Grassi, e non solo, ma anche del comportamento e del ruolo dell'avvocato di fronte a soggetti che presentino disabilità, come ci ha spiegato la vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, avvocatessa Silvia Gidi. Per terminare poi con gli aspetti psicologici che sono collegati ai disagi sulla disabilità affrontati dalla dottoressa Di Salvadori, psicologa e psicoterapeutica, per toccare a tutto tondo a 360 gradi una tematica importante e difficile.
E siamo giunti ai saluti finali, ma prima, come di consueto, vi ricordo gli appuntamenti in programma per questa sera. Subito dopo, infatti, l'appuntamento con l'informazione, potrete assistere a Newsline dentro la notizia, a cui farà seguito una nuova appuntamento con 9:10, la rubrica di approfondimento che sarà dedicata alla festa dei giovani della Coldiretti, e a seguire in chiusura il film A Beautiful Mind. Vi lascio adesso in compagnia di Luigi Alberti per la pagina sportiva. Grazie a tutti per averci seguito.